via. Il sindaco Umberto Pippegno è stato appena detto in conferenza stampa questa sesta edizione della vittoria di Novitano, soprattutto sarà una vetrina importante per la città di Chieti. È una vetrina importante, è un motivo di orgoglio per la città, è un'attenzione che richiamiamo sulla città grazie ad un evento sportivo. Gli eventi sportivi sono sempre un motivo di grande attrazione, soprattutto quando hanno la positività del torneo che si terrà a Chieti e che con la sua sesta edizione dice anche quanto importante sia in termini di affidabilità all'organizzazione. Quindi io sono molto orgoglioso, molto contento che il nostro circolo ospiti questa sesta edizione del torneo, e spero che il livello tecnico, che già lo scorso anno abbiamo potuto apprezzare moltissimo, possa non soltanto essere eguagliato, ma addirittura essere ancora migliorato. Quindi una grande straordinaria occasione per il nostro circolo tennis, per la città, per tutto il movimento tennistico abruzzese. E numeramente anche detto, raccogliamo nel migliore dei modi le identità dei pari cittadini. Sì, era un'esperienza che, come dire, oggi ha il sapore dell'evento storico da ricordare, ma il livello tecnico e la preparazione e anche il coinvolgimento che sono riusciti a dare a questo tipo di evento sicuramente lo rende ancora migliore e più importante del vecchio. Luca De Federico, che tipo di torneo sarà quello che ci attende? Ma un torneo ci aspettiamo molto molto interessante. Il circolo tennis Chieti ha già svolto nel mese di aprile un torneo molto importante, che sono state le prequalificazioni per il BNL Roma degli internazionali che si tengono a metà maggio al Foro Italico. Questo sarà un torneo altrettanto importante, ci aspettiamo giocatori di seconda categoria a livello nazionale ma anche internazionale, quindi le aspettative sono tutte molto valide. Sì, l'abbiamo menzionato prima, la città di Chieti è aperta a vari tipi di sport, dal basket appunto al tennis, secondo me. Sì, la città di Chieti ultimamente, grazie anche all'amministrazione, è molto molto sensibile a tutte le iniziative sportive, dal basket alla pallavolo, mi sembra che ci sia stato anche un raduno della pallavolo nazionale, al tennis, che oramai è una tappa fissa dopo la Fed Cup del 2018, con il circolo tennis Chieti del 2019 appunto abbiamo l'Open Lazzarone e, come dicevo, le prequalificazioni al BNL. Sì, per concludere questa manifestazione, la sua sesta edizione, cosa ci si aspetta quando è cresciuta da voi? Beh, la sesta edizione vuol dire che già è un evento a calendario fisso ogni anno, e questo è un gran risultato. Ci si aspetta sempre qualcosina di più, perché ogni anno che si rinnova l'evento anche gli sportivi, gli appassionati aspettano qualcosa di più. Noi ci auguriamo di portare un paio di giocatori veramente con una classifica più importante. Grazie. Grazie a te. Cinzaturi, come accoglie la sua azienda questo torneo? La Lazzaroni è un'industria di produzione dolciaria e ha come motto da sempre quello di produrre non solamente biscotti ma anche cultura, e di modo particolare quest'anno ci muoviamo per la sesta edizione nel dare spazio soprattutto ai giovani attraverso l'attività sportiva e attraverso una qualità della vita che passa attraverso anche l'alimentazione. E di modo particolare Lazzaroni vuole con lo sport, con l'attività del tennis, portare un rinnovamento, un miglioramento nella qualità della nostra vita. E la data, il periodo è stato particolarmente favorevole, perché nella città di Chieti c'è stata una congiuntura speciale, che è quella della notte dei ricercatori dell'Università d'Annunzio, e quindi per noi è stato un motivo, un canale importante per far passare questo marchio italiano e per farlo conoscere soprattutto ad un target più giovane, che è quello appunto che frequenterà il nostro circolo, ma perché no anche quello di una fascia più matura, e quindi abbiamo una doppia possibilità, un'osmosi fortissima di essere in prima linea nel portare un brand italiano e nel rinnovare la nostra garanzia di vicinanza allo sport, al sociale e al territorio in
tempo che invece